presentiamo questo libro qui di Flavia Novelli, Vedo i giorni, una raccolta di poesie. Allora, presentare questo libro non è facile perché parlare, diciamo, di queste poesie significa parlare come di Flavia Novelli, significa ci siamo immersi proprio nei suoi pensieri, ci siamo immersi nei suoi pensieri più intimi. Cioè, dobbiamo parlare di una persona più che di un libro, di un cuore, di un'anima. Nella nota introduttiva scrive 8 mesi di giorni diversi, che in realtà era anche il primo titolo originario, era Giorni diversi, rivelati in una sorta di diario poetico. Così descriverei questa raccolta di poesie: un flusso quotidiano di pensieri, turbamenti, sentimenti ed emozioni a cui le parole danno voce in una fase particolare della mia vita. Mesi intossicati da vicende dolorose che mi hanno portato a riscoprire il potere balsamico della parola scritta e in cui la poesia è andata colonizzando spazi sempre più ampi del mio tempo e del mio sentire, in modo anche invadente, spesso dolente, direi quasi ossessivo. Cioè, è scritto essenzialmente per te stessa questo libro? Inizialmente sì, quasi in modo terapeutico. Infatti poi ho iniziato a pubblicarle su una pagina Facebook, però in forma anonima, semplicemente mi ero inventato questo pseudonimo di Avesan proprio perché non volevo essere conosciuta, per un po' per pudore, per mantenere privato e pubblico al tempo stesso, senza riportarlo a me. Poi piano piano la cosa, la cerca delle amicizie è uscita fuori perché poi le condividevo e quindi comunque si capivano che erano mie per il riferimento a fatti appunto che mi sono accaduti in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, e poi da lì mi sono fatta coraggio. 26 ottobre. Può renderci felici, sentirsi pensati, a distanza accarezzati. Un'ingannevole lusinga, certo, chiamarlo amore. Ma non è forse proprio l'amore l'inganno più grande del nostro cuore? E allora, tanto vale far volare la mente ed i pensieri, lasciarsi guidare dai desideri. Quelli non mentono, non possono che essere sinceri. Ho litigato violentemente con me stessa, a causa tua. Mi sono accusata, sommariamente condannata, ma il corpo del reato forse neanche c'era. E io avevo un alibi. Il tuo invece qual era? Appena ho iniziato a leggere le prime poesie, io ho avvertito subito, diciamo, un senso di mutilazione che tu sicuramente hai provato, ecco, e quindi ho voluto scavare, ho voluto, diciamo, indagare, e quindi ecco, ho realizzato che insomma una bella peculiarità di questa di quest'opera è che è una richiesta d'aiuto e al tempo stesso l'aiuto stesso. Sì, abbiamo parlato di esperienze personali, abbiamo parlato di un richiamo, diciamo, ad esperienze realmente vissute, ma torni a dire che la poesia di Flavia è anche un'attenzione a ciò che accade nel mondo. Per esempio, ecco, andiamo al 13 giugno. Cinquanta vite è il prezzo del tuo odio. 50 storie interrotte dalla tua mano armata, da un odio che non concepisce amore. Non conoscevi le loro vite, eppure le hai volute recidere. Ci sono cose che non si possono capire, che non si possono spiegare. Non le capiranno le madri,
i padri, le sorelle, i fratelli, i parenti e gli amici. L'avresti saputo tu spiegare a quella mamma che ha ricevuto sul telefonino l'ultimo ti voglio bene? L'ultimo ti voglio bene dal figlio, prima che morisse.